Ricevere un premio è sempre qualcosa di speciale e unico. Quando viene riconosciuto poi nel proprio ambito lavorativo è molto gratificante rispetto a quello che è l'impegno che uno ci mette nel fare il proprio lavoro. Il fatto che sia legato all'innovazione mi fa ancora di più piacere perché anche nel mio piccolo cerco di innovare il modo di raccontare lo sport, che credo che sia non solo fucina di sogni, ma anche un bacino nel quale si possa attingere per capire quanto ci si possa migliorare e quindi innovarsi nel proprio piccolo, nella propria quotidianità. Dal mio canto, innovare vuol dire raccontare in maniera sempre più accattivante e cogliendo delle sfumature che magari ancora non sono state colte in un ambito così ampio come quello dello sport. Ecco, lei ha raccontato durante il suo intervento tutto il suo percorso dalla gavetta ad oggi. Come sente di essere cambiata al di là dell'esperienza? Ma direi che il cambiamento è un cambiamento in termini di consapevolezza. Per il resto sono felice di aver mantenuto quella che è la mia essenza, ossia la gioia di fare il mio lavoro, lo stupore nel vedere le cose, la capacità di emozionarmi e di divertirmi ancora nel fare il mio lavoro. Per quanto riguarda invece il modo in cui lo faccio, credo di essere un po' più consapevole, torno a questo termine, rispetto a quello che faccio, rispetto alle persone che incontro, ma per il resto il bello per me in tutti i lavori, in tutti gli ambiti, è quello di saper mantenere la propria cifra. E la mia è quella dell'entusiasmo e della curiosità. Quindi finché ci sarà questo, credo che farò il mio lavoro con grande piacere. Un'ultima domanda proprio a proposito dell'innovazione. Secondo lei come si dovrebbe ancora innovare il mondo della comunicazione, anche in base a quello che è il suo lavoro attuale? Fortemente convinta che per innovare bisogna conoscere quello che è stato, quindi bisogna continuare a studiare, continuare ad informarsi, aprire però i propri orizzonti, non focalizzarsi sulle proprie posizioni, ascoltare gli altri e costruire il proprio modo di comunicare grazie anche a quelle che sono le esperienze degli altri. Credo che il pensiero collettivo possa innovare. Possa essere molto più stimolante per gli altri e anche per noi stessi.